Le donne si identificano particolarmente con Ruan. I film di Ruan erano spesso ambientati fra vicoli di Shanghai come questo. Anche se di solito le scene erano ricostruite in studi di Shanghai come questo. Si dice che la recitazione realistica sia cominciata in America con Marlon Brando. Ma guardate Ruan in questa scena. La sua morbidezza, i gesti misurati, il linguaggio del corpo. Vent'anni prima di Marlon Brando. Quando Maggie Cheung ha interpretato Ruan nel film Center Stage, il regista Stanley Kwan le ha fatto ripetere questa scena famosa. E in questo film, Donne Nuove, Ruan interpreta un'attrice che, braccata dalla stampa, si suicida. Ma a loro volta, nella realtà, i morbosi tabloidi di Shanghai attaccavano Ruan perché i suoi film raccontavano, realisticamente, una città scintillante e fatta di sesso a buon mercato. La conseguenza è che Ruan morì di overdose, come il personaggio da lei interpretato, e morì nel 1935, a soli 25 anni. Il suo corteo funebre era lungo oltre 5 chilometri. Altre tre donne si suicidarono per imitazione. La prima pagina del New York Times lo definì il più spettacolare funerale del secolo. Oggi Ruan quasi non compare nelle enciclopedie del cinema.